Buongiorno. I dati di oggi, abbiamo 66 nuovi casi in Versilia e a Viareggio 22. Ma come sapete, insomma, il dato giornaliero conta poco, è bene guardare quelli dell'ultima settimana, sempre per provare a fare un quadro complessivo. Allora, nell'ultima settimana in Versilia abbiamo avuto 500 nuovi casi. Abbiamo fatto circa 4.000 tamponi. E abbiamo avuto 429 guarigioni. Tenete conto che il tasso dei nuovi casi sui tamponi è sempre del 13% in tutta la Versilia. Abbiamo anche fatto circa 2.000 dosi di vaccini in tutta la settimana. Vi dicevo che i nuovi casi sono 500 e il tasso, lo sapete, quel tasso che viene calcolato su 100.000 abitanti e che non può essere superiore di 2,50, altrimenti bisogna prendere provvedimenti. Bene, in Versilia ormai stabilmente è sopra i 300 e siamo anche oggi a 307, quindi abbondantemente sopra i 250 stabiliti dal DPCM. Ci sono stati purtroppo in questa settimana 4 decessi. Le guarigioni, ve l'ho dette prima, lo stesso le vaccinazioni. Tenete presente che il tasso dei famosi 2,50 in Versilia l'hanno superato ormai 5 comuni su 7. Seravezza è a 501, Massa Rosa è a 337, Viareggio è a 330, Camaiore è a 288 e Stazzema è a 270. Quindi, come vedete, quel dato che vi ho detto prima rispetto alla media sopra i 300 dell'intera Versilia è confermato dalle singole posizioni dei comuni. Io mi auguro che quanto prima si prendano provvedimenti per l'intera Versilia. È necessario dichiarare la zona rossa, farlo quanto prima per evitare problematiche ulteriori. Abbiamo avuto a Viareggio, ormai sono 10 giorni che abbiamo fatto zona rossa, un calo, non siamo ancora assolutamente dentro i range che ci possono far stare tranquilli, però notiamo che c'è mano a mano, con fatica, ma insomma c'è un calo dei contagi a Viareggio. Viareggio non è più la prima, diciamo così, città dell'area vasta, ma ormai stiamo scivolando verso metà classifica, e il che, devo dire la verità, mi tranquillizza abbastanza, però naturalmente bisogna continuare a insistere e bisogna insistere in tutta la Versilia, altrimenti, come sapete, la mobilità è talmente vasta all'interno del nostro territorio che inevitabilmente il contagio rischia di allargarsi. E a questo proposito vorrei smentire qualsiasi voce che sostiene che all'ospedale Versilia c'è una scarsa mobilità, diciamo, dei positivi, e cioè che ci sia una degenza più lunga rispetto agli altri ospedali dei positivi del nostro territorio. Ed è per questo, secondo alcuni, che l'ospedale è, come dire, a rischio saturazione. Non è così. Io non posso che ringraziare dal direttore dell'ospedale a tutti i medici e a tutti gli infermieri, perché stanno facendo un lavoro enorme. E chi mette in giro queste voci è veramente, come dire, anche irresponsabile, perché vuol dire denigrare il lavoro di tante persone. L'ospedale Versilia funziona, è ai limiti della capienza, e perché è ovvio, siamo dentro una pandemia. Ecco anche perché, questo è il secondo motivo, rispetto alla mobilità fra territori, ecco anche perché è opportuno fare zona rossa tutta la Versilia, per evitare che l'ospedale da rischio saturazione vada in saturazione. Tenete presente che la decenza media dell'ultima settimana è intorno a 94-95 pazienti Covid, dei quali 10-8 in terapia intensiva. Quindi, per favore, non facciamo troppe chiacchiere. La situazione è quella dei numeri, purtroppo, dobbiamo necessariamente abbassarli. E per abbassarli dobbiamo prendere una decisione che sia comune. Quindi non basta solo Viareggio e Seravezza, ma bisogna che tutti gli altri comuni assumano una decisione rispetto alla zona rossa.
So che oggi c'è un incontro con il presidente Gianni e quindi stasera avremo novità in proposito. Buona giornata.